Nella piccola comunità di Mantignana si torna a far festa con i piatti della tradizione locale, tanti spettacoli ed eventi sportivi e musicali. Fino a domenica 2 settembre, infatti, promossa dal locale Circolo Arx, nella frazione di Corciano è scena la 47esima edizione di Mantignana in settembre, sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri. Siamo partiti anche quest'anno, è dal 1972 che esiste questa festa, Mantignana in settembre, sagra del pollo all'arrabbiata. Coinvolge tutta la popolazione di Mantignana, tant'è che il primo ringraziamento va appunto agli abitanti che sono in buona parte un preziosissimo aiuto sia in cucina che al servizio che nelle varie manifestazioni. E sì, la festa del pollo all'arrabbiata, il pollo all'arrabbiata che è il piatto tipico umbro servito con torta al testo e erba cotta risaldata in padella. E diciamo è uno dei punti forti della nostra sagra, insieme a chiaramente tante altre portate quali la cilona, gli gnocchi al sugo d'oca, tagliolini al tartufo e tante altre cose. Per degustare quindi le specialità in menù, la cucina e gli stand gastronomici aprono tutte le sere alle 19.30 subito dopo l'aperitivo in piazzetta. Ma il programma non si limita all'aspetto culinario grazie a un ricco cartellone di iniziative, eventi e giochi. Giochi popolari, dalla gara di briscola, serate danzanti tutte le sere nella pista da liscio e per quanto riguarda il pub invece gruppi musicali dal vivo. Con DJ oppure complessi, insomma, ragazzi, cover band e quant'altro. Tra le manifestazioni collaterali, la giornata del piccolo atleta organizzata dalla scuola calcio Montemalbe, la seconda esposizione amatoriale di cani di razza meticci che si svolgerà domenica 2 settembre e la gara ciclistica quinto trofeo Pippo Pioppi Strade Bianche di Mantignana vinta da Emmanuel Daniello della Daniello Cycling World. Alla fine nei due giri finali che erano un po' più impegnativi, nel suo primo giro sono rimasto lì, al secondo ho provato sull'arrivo ad anticipare visto che erano tre della stessa squadra e ho mantenuto in vantaggio fino alla salita con la rimonta del Gimignani, ma sono riuscito a rimanere avanti fino alla fine. Sono molto contento per questa vittoria, la dedico a tutti i miei compagni di squadra, la mia famiglia, papà e il mio DS e sono contento, dai.